Insegnare la storia locale partendo da piccoli aneddoti e da luoghi clou della città, un'idea partita prima del lockdown con Fare Legami è portata avanti da Giuseppe Boles, che nella mattinata di venerdì ha incontrato un'intera scolaresca di Vico Moscano, guidata da Rossana Lazzari, portando i bambini in visita alla città di Casalmaggiore. Ringrazio ancora Nuovi Legami perché sono stati loro i primi ad avere questa intuizione e che poi è andato sempre meglio. Il Covid aveva bloccato tutto, era un anno che con Rossana Lazzari e altri insegnanti delle elementari avevamo in programma di fare un'altra uscita storica, cioè dare ad un bambino la possibilità di divertirsi ascoltando una lezione di storia, forse poco accademica ma molto originale, una sorta di messa in scena delle vicende locali, rende la sua coscienza più consapevole della fragilità di un territorio continuamente sfregiato. Quindi è inutile pensare che ci saranno delle generazioni, ci sarà qualcuno interessato al bene del paese, se prima noi non rendiamo orgoglioso questo qualcuno del paese. La prima fermata alla finestra sul Po è servita a raccontare la storia più antica del territorio, la seconda davanti al Torrione Estense per ricordare gli anni medievali, la terza al municipio di Piazza Garibaldi per parlare degli anni dal Rinascimento ad oggi. E i bambini sotto i 12 anni sono delle spuglie talmente secche che arriva ogni input. Ecco perché bisogna vagliare e bene gli input. Questi bambini, io lo so già, andranno a casa e insegneranno loro la differenziata ai genitori. Insegneranno loro Giovanni Baldesio, insegneranno loro alcune particolarità che l'ho spiegato per il paese. Mi hanno fatto 1.000 domande e devo dire che è più facile avere le domande dai bambini che non magari le presentazioni dei libri seri.